Ok, sincronizzato. Sincronizzello? Ti preoccupare, me le apro da solo le pedaline. Caputtana. E si va verso l'infinito e oltre. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una news. Abbiamo caricato mio cugino Christian con me in moto. Stiamo andando a comprare delle ossicine per i miei cani, per i miei mille cani. Facciamo una marchetta, va. Andiamo all'Arca Planet praticamente e passeremo dalla tangenziale giusto per farci un bel giretto. Abbiamo montato una telecamerina sul coso, ma non so cosa verrà fuori perché vibra tantissimo. Oggi giornata caldissima, ma fa proprio caldo. All'andata andiamo belli tranquilli, senza strafare. Oh, due motociclisti. Allora bisogna... Ah no, è diventato uno. Bisogna andare a far garetta qua. C'ho cazzo da fare, visto che mi sto prendendo bene. Quello mi sta guardando da dietro. Si è girato per guardarmi. Andiamo a riprenderlo. Vediamo che abbiamo. Oh, cos'è? Vabbè, dica la motina. Zona industriale. Ma ci passiamo al ritorno, dai. Come dicevo, abbiamo mio cugino Christian sopra la moto, caricato in doppio. Lui aveva solo il suo audio, ma ve lo metterò solo al ritorno, perché passerò dal mio tipico rettilineo, faremo una piccola tiratina con lui in doppio e vedremo le sue reaction, le sue reazioni alla tirata. Ho già provato una piccola volta, ma non sono andato più di 140 all'ora e già faceva dei versi allucinanti. Adesso proveremo ad andare un pelino di più. Questo mi sto sfidando. Sfidando. Ah! Non mi devi sfidare. Vabbè, ma tu sei da solo. Facile da solo. Pazzo! Ciao! Sei un folle, Dio mano, sei un folle! Puttana ladrona! Ah, ma io dal casco sento che comunque fa già versi. Magari... Vabbè, abbiamo seminato questo qua. Sì. Pensava di fare il furbo con me, ma non puoi... Non puoi attaccare garetta con un RSV 1000. Dosso, io che male. Con un RSV 1000 non puoi. Specialmente con me. Plaza non vendere cazzo. Che fa? Tu niente di interessante. Il bicchiere sempre pieno viola. Il mio amico con una ruota. Altri bikers là. Ed eccoci. Voglio qua, siamo arrivati. Ora faremo scendere. Ho via a destra. Il Christian. In momento mi fa una cadere. Che non fratello ne concesso. Spegno. Cerchiamo la folle. Sto stando dalla finestra. Abbiamo trovato. A volte mi gira la testa. Testa coda. Oh signore, abbiamo perso il Christian. Però quello là. E siamo anche in due. Pensava di fare il figo. Vabbè, io devo anche scendere dalla moto, però. Da solo. Se ero da solo provavo a passare in impennata. Ecco, facciamo una bella sfida. Se dopo questo video che farò. Facciamo un tot di like. Cercherò di impennare, visto che non sono incapace, a impennare, non sono capace, farò, dopo facciamo così, 100 like almeno, che è il minimo. Allora. 100 like, faremo una sfida di impennate con le moto. Mi raccomando, eh. Va bene, adesso andiamo a comprare la pappa per i cani, dai.
ci vediamo dopo. Ciao ciao. Eccoci qua. Allora, adesso ce ne andiamo a casa. Notare l'ampiezza. Sì, l'ho caricato un pochettino di roba. Oh, non posso mica metterla io, eh. E tu sei voluto venire con me? Adesso ti carichi la roba. Dai, sì, andiamo a casa. Però ci dobbiamo andare un po' di gas, eh? Perché vai troppo piano. Ci devi dare del gas. Sai che te ne pentirai. Ci devi dare del gas. Sai che te ne pentirai. Dai gas. Se ne pentirà. Tocca un po', eh? Che scemo. Ok, possiamo partire. Andiamo più calma, poi... Cioè, ma questo qua è scemo, Chris. Cioè, mi ha detto, sì, ma tirala un pochettino. Cioè, mi ha detto, apri un pochettino di più. Se l'altra volta ti stavi cagando in mano... Madonna, adesso ti... Non ti faccio cagare in mano adesso. Cristian, preparati. Dai nonno! Dai nonno! Dai nonno! Allora, adesso praticamente faremo così. Visto che Cristian vuole fare tanto il furbo. Non l'ho fatta apposta! Visto che vuole fare tanto il furbo, ci faremo il pezzettino tranquillo fino alla zona industriale come l'altra volta, come nel video precedente. E poi il mio tipico rettilineo apriremo un po' di più. Passo io. Ci faremo il mio tipico rettilineo da prove libere, diciamo. Una piccola tiratina con Christian, però metterò il suo audio. Quindi preparatevi, che secondo me viene una roba... Sì, lo faccio cagare in mano, te lo giuro, eh. Una limitata... Una tirata al limitatore gliela faccio. Tanto dovrebbe esserci, sto registrando anche il suo audio, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza divertente. Vabbè, gli diamo un piccolo assaggio, dai. Piccolo assaggino di cosa gli aspetta. Così lui andava alla massima velocità l'altra volta, eh? Calcolate che andremo molto di più di così. Ci sta già cagando in mano. Oh, che ridere che c'ho. Madonna, se lo faccio cagare in mano. 150 all'ora, stava già cagando in mano. Posso fare una cosa bellissima? Che pagliaccio. Quasi arrivati, lui penserà di andare ad aver fatto già la sua tirata, ma non sa cosa gli aspetta. Va bene, mi tolgo solo un pezzettino qua fino alla rotonda. Ci rivediamo dopo la rotonda con il suo audio. Eccoci, partiamo ed ecco voi il suo audio. Non sa che ce n'è ancora un altro. Proviamoci. Eccolo. Mamma mia!
Eccoci qua. Tutto ok? È stato divertente, ma no. Tutto ok? Ho battuto. Aspetta. Ecco qua. Va bene, siamo tornati a casa praticamente. Per questo video è tutto. Godetevi le urla del Christian, perché avrà urlato di sicuro. Ancora adesso so che urla. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Saluta Christian! Ciao!